Salve a tutti ragazzi, sono Mr. X e questa è la parte numero 4 di Resident Evil Dead Aim. Praticamente dopo aver utilizzato Fongling e aver sconfitto, diciamo, gli Hunter con Bruce, adesso proseguiamo con nel livello sotterraneo della porta pressurizzata. Ora scendiamo con questo elevatore qua, ricordiamo che siamo anche un po' in attenzione con l'energia, perciò facciamo molta molta attenzione in questo sotterraneo perché qui bisogna stare un po' allerta su tutto e evitare anche di sprecare troppi colpi. Seguite comunque questa strada qua. Mi raccomando ragazzi, Molto molto bene. Ok, sto vedendo un po' di tutto e di più. Allora, boh. Seguite, anche perché qua è decisamente un po' buio, quindi dobbiamo fare molta molta attenzione a non cadere in qualche trabocchetto di qualche zombie che può sbucare all'improvviso. Eccoli qui. Pertanto vi consiglio di tenere in mano il vostro fucile e di scaraventarli proprio via. E se potete anche evitarli ed entrare, per un pelo, nella porta qui adiacente. Tendo a ricordare ragazzi che questo gameplay l'ha realizzato Chiara. Lo dirò proprio fino allo svenimento perché lei, non avendo voglia di, non se la sentiva proprio di commentarlo, ragazzi. È già tanto che sono riuscito a convincerla a fare questo Dead Aim. Perciò, ragazzi, se dovete fare dei complimenti, se mai fate i complimenti a me solo per il commento, ma per quanto riguarda il giocare, fate i complimenti a lei, ragazzi, perché merita molto. Perché questo è un rank S, ve lo posso assicurare, ragazzi. È un rank S, che vedrete poi alla fine. Comunque, ragazzi, impugnate adesso la pistola semiautomatica, una pistola molto, molto utilissima. Ok ragazzi, siamo proprio in un punto decisamente critico dove poi scopriremo tante tante cose qua in questo posto. Ci sarà veramente da divertirsi, ve lo posso effettivamente assicurare. Guardiamoci qua attorno se c'è qualcosa. Ci sono... Oh. Qua non possiamo portare altro. Guardate chi c'è. Uno zombie. Entriamo qua dentro. Nella porta davanti che abbiamo saltato prima era un posto dove potevamo salvare. C'erano anche delle munizioni. Fate pure come volete, ragazzi. Comunque adesso, ragazzi, entriamo qua dentro per raccogliere il piede di porco. A che cosa serve il piede di porco? Praticamente serviva per aprire quelle casse che avevamo visto chiuse in precedenza. Vediamoci qua attorno se c'è qualcosa da reperire. Qua è presente un rapporto di qualche tipo. Rapporto di ricerca 220329. Ok, ragazzi, questo è il famoso Hunter che vi dicevo. Questa è una versione speciale Elite, è stata modificata per la presentazione. È più veloce e potente di un cacciatore standard. Quindi, ragazzi, ecco perché era molto forte. Questo è un Tyrant, Thailand, qua c'è scritto 091. Che è quello che ci aveva attaccato prima, che ha spaccato il vetro e ci ha aggredito con quelle manacce lì allungabili. Questo campione è stato creato con un virus di nuova produzione. Attacca gli oggetti con le sue grandi braccia. Nonostante la sua agilità e la sua potenza siano eccezionali, attualmente ha un difetto gravissimo, perché ha un organo vitale esposto. Il problema verrà risolto nei modelli futuri. Io non penso proprio. TG virus, T più G virus 091. Attenzione, estrema segretezza, accesso riservato. Siamo riusciti a fondere il T virus con il G virus in modo che sia dotato di una capacità elettrica. Ma dopo essere osservato il prototipo noto come 091, dobbiamo ammettere che sono necessari molti miglioramenti. Questa nuova versione, la 092, siamo finalmente riusciti a ottenere una corrente ad alto voltaggio come ci eravamo prefissi. La barriera elettromagnetica dovrebbe renderlo quasi invulnerabile. Ora abbiamo bisogno di una cavia umana che risponda ai requisiti per effettuare gli esperimenti e le osservazioni. La cavia umana, ragazzi. La cavia umana ormai l'abbiamo già vista in precedenza, ovvero Morpheus. E quindi ci sarà veramente da ridere, ragazzi. Perché adesso, proseguendo, ci sarà un piccolo filmato molto molto particolare che adesso vedremo. E infatti guardate che cosa sta per succedere. Si sta avvicinando qualcuno in una maniera molto arrabbiata. Questo è il Tyrant Morpheus che ha subito una mutazione. E infatti Morpheus è riuscito anche a conservare la propria coscienza. Questo
ed è consapevole di quanto sta accadendo ed è responsabile proprio delle sue azioni, perché sapevate che il virus G con Birkin l'aveva fatto trasformare di seguito e aveva perso totalmente la propria ragione e intelletto. Eccolo qui, ragazzi. Il nostro protagonista però ha la faccia un po' da stupido, se ci fate caso. Ammiriamo qual Tyrant Morpheus che ha assunto le sembianze di una donna. Avete visto? Con i tacchi, corpo femminile e seno. E volto anche piuttosto carino, ragazzi. Non so, avete visto? E comunque, ragazzi, non preoccupatevi perché ha subito, diciamo, questa mutazione in con fattezze femminili, ma verrà decisamente spiegato. Verrà spiegato nei file successivi, anche finali, il perché Morpheus ha subito questa mutazione femminile. E inoltre, ragazzi, adesso non possiamo fare nulla contro Morpheus perché tenderà a massacrarci. Quindi adesso questo pezzettino qua sarà proprio uno scappa e fuggi in una maniera assurda. E dovremo proprio fare proprio velocemente perché fa proprio un male cane Morpheus. E anche se camminiamo sulle scale, questo tende a farci proprio un male boia, ragazzi. Quindi è una piccola parte appunto dedita allo scappa e fuggi. Oh, aiuto, 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 aiuto. Oh, per un pelo. Oh, buona. Ecco, ragazzi, qua dobbiamo assolutamente aprire le casse al fine di trovare la tessera che ci serviva, che è subito qua sulla destra, ragazzi. Prendere una scheda dell'equipaggio e poi fuggire rapidamente. Le altre casse, che sono casuali, ragazzi, che a volte possono trovarci delle robe, munizioni, erbe o quello che volete, e più delle volte possiamo trovare nulla, come è successo a noi. Ora andate subito qua per sbloccare la porta con la tessera, velocemente, prima che arrivi il nostro amico. Ok, ci sarà questo filmato qua con il Tyrant che insegue Bruce. Qua troviamo Fong Ling, e adesso, vabbè, nel filmato Bruce chiuderà la porta. Ti spiego dopo, apri questa porta dall'interno. E adesso dovremo utilizzare Fong Ling in una piccola parte, ragazzi. Per questo ho preferito unire le parti e utilizzare lei, non mi sembrava il caso, dato che era una parte molto molto rapida. Qua facciamo decisamente attenzione perché, se non mi ricordo male, erano presenti degli Hunter e non era di certo uno spasso giocarci, ve lo posso assicurare. Scendiamo in questa scala qua. Così facciamo anche prima, evitate di scendere dall'altra, ragazzi, perché il pannello che noi dobbiamo sbloccare si trova proprio qui. Qua troveremo degli hunter che romperanno un po' i maroni. Avviciniamoci subito a questo pannello qua per attivare la saracinesca C, l'area C più che altro. E inoltre attenzione qui all'hunter che è proprio qui a lato. Quindi saliamo nuovamente le scale, mi ha preso. E sì, giustamente, giusto, 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 giusto. E adesso torniamo dove eravamo in precedenza per aiutare Bruce. Esatto, seguiamo sempre la medesima strada. Qua c'è il pannello che dobbiamo attivare. Perfetto, tutte le serrature della nave sono aperte. Questa si è sbloccata e adesso noi dovremo andarci tranquillamente. Perfetto, ragazzi. Ok, adesso abbiamo aperto la porta a Bruce. Qua c'è il Tyrant. Buona, e l'abbiamo sigillata. In teoria adesso momentaneamente dovremmo essere salvi. Quante volte pensi che ti debba salvare, mister? A cosa servono altrimenti gli amici? Sto solo cercando di farti sentire protagonista. Dongua. Che vuol dire idiota, eh? Credo si sia arreso. Aspetta. Prima hai detto Dongua, cosa vuol dire? Che sei un tipo a posto. No, in realtà, ragazzi, vi lascio un piccolo spoiler, vuol dire idiota in lingua cinese, poi lo scopriremo infatti alla fine. Scusate lo starnuto. Bon, seguiamo questa strada qui per entrare in queste porte. Vediamo se... Attenzione, ragazzi, scusatemi, ma il raffreddore da polline è così. Entrando qua dentro, comunque, purtroppo, scusate anche questo piccolo bug.
che è presente qui a lato, ma purtroppo questo gioco qua, come dicevo in precedenza, è stato bombato in una maniera assurda, perché i filmati sono stupendi, per quanto riguarda poi la giocabilità e il resto è un pochettino scarso. Vabbè, dopo aver raccolto ciò che ci serviva, possiamo di nuovo uscire seguendo questo corridoio. Vediamo se qua c'è qualcosa. Qua non c'è nulla. Esistono poi delle altre porte, se non mi ricordo male, qua indietro. Ecco, sì, queste porte qua. Questa è chiusa, ma questa era aperta? No. Però là in fondo era presente un, esatto, una porta aperta che noi dovremmo entrarci. Facciamo attenzione perché mi sembra che c'era qualche zombie o qualcosa, forse. Qua buggava come una bestia, purtroppo mi dispiace, ragazzi. Ah, munizioni del fucile che possiamo anche raccogliere. Buttiamo via delle munizioni per la pistola al fine di ospitare un po' nel nostro inventario le munizioni del fucile, che sono molto utili. Adesso sono arrivati degli zombie che dovremo immediatamente evitare. Esatto, eccoli qua. Aiuto, mi ha preso, barbone! Vabbè, questo ce lo troviamo qua. Vabbè, che vomitano anche, ma tu pensa. Ed entriamo in questa porta qui. Benissimo, seguiamo sempre il corridoio qua a sinistra. Per andare in questa porta qua metallica. Prendiamo il fucile nel caso fosse necessario. Non si sa mai, eh. Ok, guardate qua. C'è un hunter. C'è un hunter. Boh, preso, ma non è ancora finita, ragazzi. Boom. Legnata. Ecco, ragazzi, adesso qua purtroppo avevamo speso un po' di tempo per cercare di aprire queste casse qua, che purtroppo erano tutte vuote. Mentre in diversi casi, dipende un po' dal gioco, perché ripeto è casuale questa cosa qua, possiamo trovarci delle erbette, delle compresse mediche oppure delle munizioni. Proprio tutto vuoto, ragazzi, non capisco, non ne capisco il motivo. Però è casuale, ragazzi. Perché alla fine, vabbè, Chiara giocava, ma no, io l'ero a suo fianco. E ci eravamo arrabbiati come delle bestie. Ma come? Vabbè, munizioni, vabbè. Apriamo qua, ragazzi. E qua abbiamo trovato un cavolo. Niente di niente. E vabbè, in tal caso adesso dobbiamo uscire da qua e proseguire un attimo per l'avventura. Buona. La porta qui è aperta adesso e possiamo entrarci. Qua ragazzi troviamo uno spray decisamente utile. Questo è un documento di sangue sporco, avviso di licenziamento. Divisione ricerca e sviluppo, signor Morpheus di Dullivan. Dopo accurata indagine abbiamo concluso che lei è responsabile dell'incidente avvenuto a Raccoon City nell'11 maggio 1998. Una sua collaborazione con la nostra azienda termina di questo momento. In ogni caso, accordo di confidenza resta in vigore e suo ultimo stipendio verrà emesso in accordo con la procedura di licenziamento prevista dal suo contratto. Cordiali saluti. Umbrella Corporation, ufficio personale. Praticamente, ragazzi, all'Umbrella serviva un capro espiatorio e alla fine hanno trovato Morpheus. Raccogliamo le munizioni qui, guardiamo anche cosa c'è sul tavolo. Detto questo, ragazzi, abbiamo trovato la chiave per la sala ricreativa. Ora la parte numero 4 si è conclusa e ci sentiremo nella parte 5, che sarà veramente molto interessante. Ciao a tutti e grazie per aver visto il video.